Desidero infine esprimere la mia gratitudine per l'impegno che l'Italia sta profondendo per accogliere i numerosi migranti che a rischio della vita chiedono accoglienza. È evidente che le proporzioni del fenomeno richiedono un coinvolgimento molto più ampio. Non dobbiamo stancarci nel sollecitare un impegno più esteso a livello europeo e internazionale. Le parole di Papa Francesco sabato al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, per la prima volta in visita di Stato in Vaticano, sono arrivate in anticipo sulla peggiore tragedia del mare di questi anni. Un naufragio avvenuto al largo delle coste libiche nella notte tra sabato e domenica ha costato la vita a 850 persone. Tra di loro, hanno raccontato i superstiti, anche 50 bambini. Un viaggio della speranza, ancora una volta spezzato dalla crudeltà di trafficanti di vite umane e che impone una risposta decisa. La stessa che il presidente Mattarella ha chiesto dinanzi a Papa Francesco per fermare le continue perdite. Con quelle vite spezzate, ha affermato, si perde la speranza, si compromette la dignità della comunità internazionale, rischiamo di smarrire la nostra umanità. Domenica mattina a Regina Coeli, dopo aver appreso la notizia, il pontefice ha chiesto ai pellegrini presenti di onorare quelle vite con un silenzio commosso e poi con la preghiera. Sono uomini e donne come noi, fratelli nostri che cercano una vita migliore, affamati, perseguitati, feriti, sfruttati, vittime di guerre, cercano una vita migliore. Cercavano la felicità. Vi invito a pregare in silenzio prima e poi tutti insieme per questi fratelli e sorelle. Molte volte Papa Francesco ha levato la sua voce per chi cerca una nuova opportunità e anche nella messa a Casa Santa Marta dello scorso 21 aprile ha voluto ricordare il loro sacrificio, il loro martirio. In questi giorni quanti Stefani ci sono nel mondo? Pensiamo ai nostri fratelli sgozzati sulla spiaggia della Libia. Pensiamo a quel ragazzino bruciato vivo dai compagni perché cristiano. Pensiamo a quei migranti che in alto mare sono cacciati, sono buttati al mare dagli altri perché cristiani. Bisogna aprire la porta del cuore, la raccomandazione di Papa Francesco nel corso di questi mesi resta l'unica via di uscita per i sogni spezzati di tanti uomini e donne come noi.